Signori, benvenuti in questo nuovo video. È nata una horror saga sul canale. Stiamo sfornando contenuti a tema horror da ormai un paio di settimane. Siamo arrivati all'episodio numero 3. I primi due episodi hanno avuto come protagonista Sonic e il raggiungimento dei 5.000 like sotto all'episodio numero 2 vi porterò il continuo con l'episodio numero 3. Oggi andremo a giocare a qualcosa di leggermente diverso, perché il Riccio Blu sarà accompagnato dal suo fidato amico Mario, che nella sua versione exe, con questo meraviglioso cerchio di Satana, non è che mi faccia proprio sperare bene. Siamo pronti anche oggi a non dormire? Io vi invito in questo momento a lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Prossimo episodio della serie horror, sempre a raggiungimento dei 5.999 like questa volta, perché sennò in un giorno mi sfondate letteralmente la barra. Non che mi faccia ovviamente dispiacere, eh? 100.000 iscritti entro fine anno, mi raccomando, caro, iscriviti, il sogno dell'ingegnere dipende da te. Direi che possiamo scaricare Mario.exe e vediamo, andiamo subito a fare il test su Virus Total, perché io di sta roba non è che mi fidi troppo. Pronti? Andiamo. Allora, Mario.exe, buttiamolo qui. Ragazzi, abbiamo il cappello di Super Mario. Io sta roba, come sempre, non l'eseguo sul computer main prima di aver fatto un controllino. Carichiamo su Virus Total e vediamo. Ma 3 antivirus su 4, secondo me è abbastanza safe, anche perché non credo che ci sia niente al suo interno. Non ci sono keylogger né nulla, io però non mi fido, lo scarico comunque sulla macchina virtuale tra poco. Bene ragazzi, eccoci qui, macchina virtuale, Mario.exe scaricato, direi che possiamo partire. 3, 2, 1, completamente senza indizi, non so nulla di questo gioco, lo scopro con voi per la prima volta. Andiamo. Cool Rash. Non so cosa sia. C'è l'audio? Non c'è l'audio, ragazzi. Non c'è. Ma è normale che non ci sia l'audio? Vabbè. Te pareva. Perché non posso scegliere Mario, scusate? Ma non è un gioco di Mario? No, non lo è. Va bene, Luigi! Beh, a questo gioco, perdonatemi, ma io so giocarci. Oh, sì che ci so giocare. Allora, il fungo, se non sbaglio, c'è qualquadra che non cosa. No, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Non funzionano le scatole. Vabbè, andiamo sotto. Non funziona un cacchio. Va bene. Oh, ragazzi, ma è un gioco di Mario o cosa? Vabbè, giochiamo. Inizia a diventare fin troppo strana questa cosa. Io provo tutto finché non mi apre. Ci saranno degli oggetti in sto modo? Cosa? C'è un muro invisibile, ragazzi. Vabbè. Questi ragazzi non si possono raggiungere. È buggato da far schifo. Va bene. Scusa? No, 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 no. Ma cosa diavolo era quella roba? Va bene, accetto la sfida, Mario. Va bene, ragazzi, va bene, accetto. Accetto la sfida. Vediamo se riesco a prenderla. Sì. Dai fuoco al castello, Mario. Dai fuoco al castello, Mario.
poveretti, sono tutti... No, no. C'è qualcosa che non quadra. Per quale motivo continuo a morire? Allora, Luigi, mondo 1, tempo 0. Ci saranno ben degli indizi su come devo fare. Allora, ragazzi, cioè, l'ingegnere non può mica perdere. Sto Mario qua ci ha ammassaggiato troppe volte. Allora, se a destra è troppo veloce, andiamo a sinistra. No, non possiamo. O forse sì. Non comprendo. Non comprendo. Allora, cerchiamo di fotterlo. Mannaggia Mario. Provo a correre a sinistra. Allora, non mi fa muovere durante le fiamme. Eh no, non posso andare a sinistra. 2 hours later. C'è il tasto per la corsa. Ma va a cagare. Ma chi non... Ma va a quel paese. Ragazzi, c'è il tasto per la corsa. Vabbè, dai, le mie 2 lauree servono ogni tanto. Ci siamo arrivati, siamo morti solo 7-8 volte. C'è il tasto per la corsa, andiamo. Vabbè, oh, ragazzi, l'ho scoperto da solo, eh. Guardate che è tutto brain, big brain qua. Problem solving. Sono gli anni degli esami. Guardate la corsa. Qualcosa mi dice che devo correre più in fretta. Corri, Mario! Oh, cielo! Ciao Luigi, voglio giocare con te. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Chi è che vuole giocare con me? No! Todd! Cos'è questa? Un arto di Todd? Una coscia di pollo. Questa musica è un po' inquietente. Altri Todd, ragazzi. Altri Todd. Avete visto sopra? Avete visto sopra? Ragazzi, davanti a noi c'è un buco. Io nel dubbio mi rendo un pochino più piccolo, così vi faccio godere appieno dello schermo. Buttiamoci nel buco. Altri Todd. Allora, da quello che mi ricordavo, i funghi di Mario erano rossi e mi facevano diventare più grande. Questo sembra un fungo avvelenato, non so se è una buona idea mangiarlo, però dato che ci siamo, mangiamocelo. C'ho fame. Pessima idea! Ah, non era un to, era un altro Mario quello che correva in alto. Buono a sapersi. Evitiamo il fungo. Addirittura 2? Ora accanto ce ne sono altri sotto. Non avevo dubbi. Sono diventati degli ostacoli da evitare. No! No, Mario! Ma che cavolo, ma che li ha piazzati in questo modo? Va bene, siamo andati avanti. Lo sapevo! Developer di merda, lo sapevo! L'avrei fatto anch'io, l'avrei fatto anch'io. Allora. C'era Mario però! Madonna, la speedrun, ragazzi! Però stiamo iniziando a vedere degli altri dettagli, ragazzi. Non so se avete visto, ma arriva Mario alla fine. Cioè, quando io scendo e vado agli spuntoni, arriva Mario. Questa roba mi fa comprendere sempre di più le nostre informazioni. Guardate che adesso arriva Mario. Guardate, guardate, guardate. Visto?
Mario del cavolo! Ma non mangio... Predichiamo, uno, due, pausa, salta, 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 salta! Allora, dato che ce l'abbiamo fatta, ma io non mi fido, vado avanti con i piedi di piombo. Ragazzi, secondo voi questo coso è amichevole? Vuole un abbraccio? Oh! Almeno 6.000 like dopo questo. Vieni qua. Boom. Fatto. Dentro il tunnel. Ci siamo? Ci arrivo lì. Mario, ma sei proprio un coglione però. Ok. Ricorda Luigi, è tempo di andare all'inferno. Time you in hell. Che cazzo vuol dire? Me ne frega niente. Ok. Vai. Sì! Ora arriva un jumpscare e mi fotte, sicuro. Vai! Non lo so, Rick, mi sembra falso. Hai visto? Il diavolo vuole aiutarti. Ci siamo fidati, ragazzi. Della serie che se mi piazzi un jumpscare adesso, probabilmente mi prendo un infarto. Seconda volta che incontriamo il diavolo. Ci fidiamo? Non era una buona idea. Allora, caro diavolo, mi hai inculato. Ora finiamo il livello. Anche se scommetto che di là c'è qualcosa per forza. Luigi, guarda indietro. Il cazzo. No, che vuol dire guarda indietro? Ok. Mario e Peach? Jumpscare in arrivo sicuro. Pronti? No, Mario! No! Ma? Allora, provo a saltare, ragazzi. Provo a saltare. Salta! Ok. Fermi, non mi fido. Non mi fido. Sei il prossimo. No!
Sbaglio, era la voce di Five Nights at Freddy's. Va bene. Prossimo livello. Il cerchio di Satana. Come si chiama? Il pentagramma? Come si chiama? Va bene. No, dai, ma no, no, cos'è sta roba? No, non mentre gioco il gioco vengono fuori sti cosi, eh? Oh, ma che, stiamo scherzando? Sta diventando sempre più satanico questo... Cioè, cos'è sta roba, ragazzi? Cos'è? Perché ci sono dei... Lo scenario è insanguinato. Simboli strani. Oh, porca vacca, è arrivato. Ragazzi, c'è Mario qui dietro. Ragazzi, c'è Mario qui dietro, ma cosa faccio? Lo vedete? È lì dietro. Devo toccarlo, cosa devo fare? Se lo tocco mi ammazza. Uno contro uno, vai! L'ho spento. Ragazzi, ho spento Mario. Da capo? Ma è finito? Non ci credo, ragazzi. Ma ragazzi, finisce così? Non ci credo. Non ci credo. No, no, ragazzi, non ci credo. Allora, ragazzi, facciamo un altro tentativo. Proviamo a vedere cosa succede se saltiamo. Si è buggato? Si è buggato, ragazzi! L'abbiamo buggato! Invece no. Vedete che si lancia su di noi. Quindi questo è il finale del gioco. È il finale del gioco. Allora, ragazzi, mi avete detto all'interno dei commenti che questo Mario.exe effettivamente ha un sequel. Infatti non mi tornava che finisse in questo modo. E che dire, 5999 like e portiamo il sequel di Mario.exe. Al prossimo video e iscrivetevi. Ciao!